Ed ecco Lady Europa Elena Starova, proveniente dall'Unione Sovietica, incoronata quando ancora non si conosceva l'esito del golpe nel suo paese. Nel corso della serata è stata eletta Lady Young International Michela Monari, studentessa di 19 anni, Lady Sicilia. Parteciperà al concorso che si terrà a Tokyo. All'indomani della prima elezione il programma per tutte le ladies è fitto di appuntamenti spettacolari. Con le bandiere al vento si parte a bordo di veloci motoscafi dal Grand Hotel Eden di Lugano per raggiungere sull'altra sponda del lago l'imbarcadero del Casinò di Campione d'Italia. E mentre in cielo la campionessa italiana di volo acrobatico Irene Pasini si esibisce in manovre mozzafiato, le ragazze giunte a terra sfilano su fiammanti Ferrari e auto d'epoca per essere presentate al pubblico da Maria Teresa Ruta. Ad assistere alla manifestazione c'è anche il cavaliere di Gran Croce Ettore Berardi, fedelissimo sostenitore di Elio Pedretti, che segue sin dalla prima edizione del concorso. Ettore Berardi, in compagnia di Lady Venezuela, ripercorriamo un po' quello che è stato il passato di questa iniziativa dal punto di vista dei personaggi che hanno partecipato alle varie edizioni della manifestazione. Oh, qui sono passati tanti dai miei anni. Prensi De Sica, c'è venuto anche Fabrizio a arrivare a questo concorso. Poi come Lady sono passata alla Fürstenberg, è passato tanti cantanti lirici e tanti personaggi, come non so, tutti i personaggi della televisione dei nostri tempi. Adesso purtroppo ci sono anche i giovani, è giusto che siano anche quelli. Qui sono passati tutti, Buongiorno, Baudo, tutti sono passati all'Editalia, Lady Universo e Lady Europa. Qualche particolare curioso in questa lunga storia di Lady Italia, Europa ed Universo? Beh, in questi concorsi se ne vede di tutto, si vede donne che piangono, donne che ridono, donne che credono di vincere tutte, ma qui più che una, nei tre concorsi, una per una non vincono. Che cosa è cambiato secondo lei rispetto agli inizi? È cambiato molto in bene, perché una volta era più triste trovare prima intanto le donne, poi queste belle macchine che vediamo vicino, poi abbiamo dato una nota di italianità anche agli svizzeri. Dai ricordi del passato veniamo ad oggi. I tempi sono cambiati, certo, ma la manifestazione non ha perso il suo smalto. Questa edizione ha visto insigniti di prestigiosi riconoscimenti quali gli Oscar e le agende della comunità europea, i Dom de Milan, i premi al successo e gli Oscar per lo sport, personaggi celebri come il senatore Guido Gerosa, il chirurgo Gaetano Azzolina, il pilota di Formula 1 Loris Kessel,
Marco Blaser, direttore della televisione della Svizzera italiana, l'onorevole Roberto Formigoni, l'attore Ernesto Calindri e il nostro cavaliere Ettore Berardi. Ospite d'onore la scrittrice e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci, autrice di Più sani, più belli. La serata di gala finale al Casinò Municipale di Campione d'Italia è il momento clou della manifestazione. Tra poco conosceremo Lady Universo, la donna che secondo la giuria sa abbinare classe e bellezza. Oltre alle ragazze che abbiamo già avuto modo di vedere, partecipano alla finalissima le ladies extraeuropee, provenienti da Brasile, Venezuela, Guadalupe, Colombia, Trinidad e Stati Uniti. Fotografi e operatori televisivi sono già appostati per immortalare l'evento. Arriva dalla Florida, negli Stati Uniti d'America, Laura Hoffman-Canali! Ed è l'unica che manca questo gruppo, il pubblico aveva fatto attenzione perché era dietro le quinte a vestirsi la sposa. Presidente Capacci, grazie di essere con noi. Aspetta, meglio, la gente sta per vedere. Per la 32enne Laura Hoffman-Canali il successo è garantito. Eccola mentre vive commossa il suo momento di gloria, con la figlioletta che disciplinatissima l'ha seguita in tutte le fasi del concorso e con le due altre protagoniste di questa edizione, Lady Italia Serenella Ruggeri e Lady Europa Elena Starova. Al rientro al Grand Hotel Eden in sala stampa ci concediamo un brindisi con Lady Universo, mentre i fotografi scattano le ultime immagini. Elio Pedretti è soddisfatto, tutto è filato per il verso giusto, come del resto accade da 36 anni a questa parte per la sua collaudata iniziativa. Cala così il sipario su questa edizione, ma per la macchina organizzativa è già ora di pensare alla prossima. Appuntamento al 92. Quell'auto via nella sua scia, amata mia, qualunque cifra, anche una follia, amata mia, amata mia, che sei stata mia. Questo è un claxon, qui si segue una donna. Questo è un claxon, claxon da Sarabanda. Ehi, che bel tipo sei, che romanzante meraviglia.